qua permesso, scusate, ma abbiamo un certo, diciamo, situation, una certa situation, no? Stiamo andando a fare intervistation per il T-Situation con la Morena. Ah, ma siamo sempre qui alla fine. La location è questa situation. Un'altra passerella? Buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. Bene. Devo fare una diretta? Sì, ha detto che puoi lasciarti anche la telecamera. Ok, perfetto. Io. Io. Grande Sergio, che riferimento. Grazie, grazie. Qua c'è un'altra che vuole. Pennismo, pennismo. Silvana. Siria. Siria. Situazione. Mi date un attimo di attenzione? Sì. Quando entrate, entriprimi tu con questa camera qui. Va bene, dove? Questo movimento. Sì. Se voi mi date... E te ne vai qua. E vengo qui. 15 okay. Secondi, ok, chiudo. Perfetto. Sergio, tu guarda lì. E poi lei, okay. Lei si ferma. Siamo pronti per fare il TG2. Puoi stringere un po' l'inquadratura, chiedono. Bene? Secondo collegamento con Sanremo, Emanuela Moreno. Sì, siamo qui, torniamo a Sanremo, c'ho subito degli ospiti che vorrei presentare. Sergio Cameriere, che si è esibito ieri, arriva. Ha preso la telecamera, perfetto. Esatto, bene, e sì, perfetto. Sei sul palco questa sera. Iniziamo subito. Ah, mamma mia che... Lui prende tutta la sua vita. Ieri prima esibizione. Pare. Quarto posto. Forse. Come forse? Quale è sicuro? Parziale, ma quarto posto. Beh, quattro a me porta fortuna, sai, tutto divisibile per quattro, la musica per esempio. Ah sì, divisibile per quattro? Beh, i quarti. Senti, ti volevo dire una cosa invece, prima di Sanremo, tu avevi detto nella vigilia, voglio arrivare ultimo, sei ancora di questa idea o cominci a affezionarti? Beh, io mi auguro sempre il 19° posto, poi... Penso perché ultimo. Ma c'è il video? Sì, vediamo. Ecco, sei tu. Ok, sentiamolo un po'. Se non ti ricordi visto. Cecilia, stasera invece tocca a te, già. Stasera toccava emozione poca ormai. Ma che, ma scherzi, Manuela, io ho emozione tanta sempre. Assolutamente. Il sorriso appunto... del festival, Cecilia, la ragazza. Grazie. Più solare di tutto il festival. Mi fa piacere, meno male. Però insomma, già tutti sono allegri, io sì, ho un'esa di rosa, fiori. Questo ormai è... Una canzone firmata da Lorenzo Giovanotti, anche questa. Quindi una collaborazione, un'amicizia che continua... Un bellissimo regalo che mi ha fatto per la seconda volta e sono molto contenta perché probabilmente dopo tutti questi anni forse sono veramente convinta che questo pezzo mi fa stare a posto con la coscienza. Sono messaggi positivi, solari nei confronti di un amore universale e quindi cerco di portare anche io un messaggio tramite Lorenzo. Lorenzo, grosse sorprese sul palco di Cecilia, non anticipiamo niente, ma c'erano grosse sorprese sul palco. Nel frattempo noi abbiamo un appuntamento fisso con Vince Tempera che inizia oggi per parlare di somiglianze, verosimiglianze con i brani del festival e con brani invece del passato. Sentiamo Roberto Valentini. Situation. Situation.